wake up in the middle of the night and I hear breathing right next to my face. And I just hear like, right here. Like I could feel her breath. Ti sei mai chiesto quali segreti nasconde la giungla? The Amazon is a colossal mystery, and it's one of the subjects that I explore in depth in America before. Like, you could literally walk 15 feet and then be like, I'm just gonna come right back, and the jungle will, like, Blair Witch you. In questo episodio di Voyager, sveliamo le storie mai raccontate e le scoperte straordinarie catturate nel tempo. The Amazon Basin is huge. The Amazon Basin is 7 million square kilometers in area. Within it, 5.5 million square kilometers remains almost entirely unstudied by archaeologists. Da creature elusive a reperti enigmatici, queste immagini dimenticate offrono una finestra sull'ignoto. The jungle there, talk about untouched by people. So we were the first Westerners to go there in over 60 years. An intriguing development, completely unexplained in our understanding of the Amazon. Numero 1. Bruco gioiello. Ammettiamolo, i bruchi non sono le creature più affascinanti che esistano. Non è così per i bruchi gioiello. Conosciuti per la loro bellezza, potresti volerne prendere uno e appenderlo al collo in una catena d'oro. Sì. È così allettante, ma sarebbe una cattiva decisione. Ovviamente, questi bruchi molto rari sono conosciuti come DDS e si trasformeranno eventualmente in falene, ma il loro comportamento è niente meno che straordinario. Quello che vedi sullo schermo è un'immagine molto ingrandita di queste splendide creature, ma in realtà sono molto piccole. Possono crescere fino a mezzo pollice di lunghezza. E questo è tutto. Per questo motivo sono molto difficili da individuare. Inoltre, come i loro omologhi meno belli, sono veloci. Sulla loro pelle, forse anche più veloci. Distogli lo sguardo da loro e puff, sono spariti. Non è necessario dire che sono anche piuttosto intelligenti. Come puoi vedere, hanno queste spine che spuntano dalle loro cuticole. Anche se queste spine sono molto fragili, sono anche piuttosto utili. Quando un predatore attacca un bruco gioiello, esso si aggrappa alle spine che si staccano facilmente. Una volta staccate, si trasformano in una sostanza gelatinosa, confondendo il predatore. Non è infallibile, ma dà al bruco il tempo di scappare. Che astuzia e utilità! Immagino che quando sei una piccola creatura in una giungla selvaggia, hai bisogno di tutta l'aiuto possibile. Numero 2. Lago Hillier. Il navigatore e cartografo Matthew Flinders era in missione di esplorazione nell'Australia occidentale moderna nel 1802, quando scoprì qualcosa di sconvolgente. Era convinto che quello che vedeva fosse veleno o un inganno per tradire gli occhi umani. Quello che poteva vedere era sicuramente un corpo d'acqua. Un lago piuttosto piccolo, che aveva un colore dell'acqua stranamente diverso da tutto ciò che aveva visto prima. L'acqua sembrava essere rosa. Matthew ebbe il coraggio di prelevare campioni da questo lago dall'aspetto strano e in seguito menzionò la sua esistenza nei suoi diari. Allo stesso tempo, rimase affascinato dalla sua bellezza. Dopotutto, quando hai visto un corpo d'acqua naturale di colore rosa? Oggi il lago è conosciuto come Lago Hillier e si trova su Middle Island al largo della costa dell'Australia occidentale. Il piccolo corpo d'acqua è lungo 600 metri e largo 250 metri. Dalla superficie l'acqua non sembra rosa. Per questo motivo molti turisti credono che Hillier sia una grande illusione. Tuttavia, quando si guarda il lago dall'alto, non si può perdere il suo vivace colore rosa. Puoi anche riempire un bicchiere d'acqua presso il lago e vedrai le sue uniche sfumature rosa. No, l'acqua non è nemmeno velenosa. In effetti, è perfettamente sicuro nuotare nel lago Hillier se sei disposto a fare quel lungo e stancante viaggio. Vedi? Il lago si trova in una posizione remota e forse non vale la pena. È anche incerto il motivo per cui il lago è rosa. Alcuni scienziati credono che sia perché il lago contiene microalghe d'una liela salina che producono un pigmento rosa o rosso.
Un'altra spiegazione dice che il lago contiene batteri alofili nella sua crosta di sale, che colorano l'acqua di rosa. Qualunque sia il motivo, è difficile non notare la bellezza e l'enigma del lago. Numero 3. Camoz. Circa 2500 anni fa, prima che la DC Comics ci introducesse a Batman, la civiltà Maya adorava un dio con il corpo di un uomo e la testa di un pipistrello con orecchie appuntite. Anche questa descrizione ambigua può dirti che questa divinità ispanica, che aveva le sue radici nella giungla, somigliava molto al Cavaliere Oscuro. Si chiamava Camoz. Secondo le fonti, Camoz deriva da due antiche parole Maya: Camo, che significa morte, e Satz, che si traduce come pipistrello. Pochi testi Maya descrivono il dio pipistrello assassino come il padrone dei misteri della vita e della morte. Anche se è un nome relativamente sconosciuto nella mitologia Maya, era ancora adorato da un numero considerevole di persone. Il culto di Camoz risale a circa 200 anni prima di Cristo, e si crede che i Zapotechi di Oaxaca in Messico siano stati i primi a adorare Camoz. Gli archeologi hanno trovato prove che i Zapotechi adoravano un mostro con il corpo di un uomo e la testa di un pipistrello. Mentre i Maya credevano che Camoz portasse potere e vita, i Zapotechi associavano il loro mostro alla notte, alla morte e al sacrificio. È vero che le origini di questa figura divina erano sinistre e malvagie, ma man mano che la parola sulla divinità passava ai Maya che vivevano nelle giungle del Guatemala e dell'Honduras, lo veneravano come un dio. A differenza dei Zapotechi, vedevano il bene in Camoz, poiché somigliava molto al loro dio del fuoco, Zahachocan. Esistono diverse fonti di tribù che vivono in Guatemala e Brasile che adorano un dio dall'aspetto simile ai giorni nostri. Numero 4. La pianta velenosa. Curiosa e complessa, la pianta curar, trovata in Sud America, è un assassino, letteralmente. Emersa nel XVI secolo, quando il Sud America ha iniziato a produrre cacao, cioccolato e chinino, questa pianta, come molte altre del continente, ha cominciato a far parlare di sé per motivi piuttosto nefandi. Credeteci o meno, intorno alla Prima Guerra Mondiale, questa pianta ha avuto un ruolo chiave nel complotto per assassinare il primo ministro George Lloyd. Tuttavia, la pianta velenosa divenne prima il centro dell'attenzione dell'Inquisizione spagnola in Sud America. Poiché le tribù indigene non erano all'altezza delle gigantesche forze spagnole, iniziarono ad avvelenare le loro frecce con il curar per ottenere un vantaggio. Quando scagliarono frecce avvelenate contro gli spagnoli, questi non ebbero altra scelta che ritirarsi. Erano sia sorpresi che orripilati. Per una battaglia del XVI secolo, i nativi avevano qualcosa di potente tra le mani. I soldati descrissero frecce letali che paralizzavano prima e uccidevano dopo. Nei 300 anni successivi, gli europei non lasciarono pietra su pietra per decifrare il codice di queste armi sofisticate, solo per rendersi conto che erano stati sconfitti da un estratto di pianta. Solo nel XIX secolo trovarono il curar, la pianta magica. Fu allora che si resero conto di essere stati ingannati ancora una volta. Per secoli le tribù indigene avevano usato la pianta sia per la sua natura velenosa che per le sue capacità curative. Alcune tribù hanno condiviso i loro segreti con il mondo moderno, e così abbiamo trovato un rilassante muscolare ora usato in chirurgia invasiva. Sì, il curar è sia un veleno che un guaritore, parla di diversità. Numero 5. L'oro perduto degli Incas. Nel centro dell'Ecuador si trova un tesoro immerso nella morte, nell'enigma, nel desiderio e nella conquista. La leggenda dice che nelle implacabili montagne degli Llanganates, che si trovano tra le Ande e l'Amazzonia, c'è un tesoro per il quale gli uomini ucciderebbero. Questa storia inizia nel XVI secolo, quando il potente impero Inca nell'ovest del Sud America si scontrò con gli invasori europei. Furono gli spagnoli a causare un grande disastro nell'impero.
il re Inca Atahualpa fu catturato dal comandante spagnolo Francisco Pizarro. Il regno cadde, ma per qualche motivo il comandante accettò di liberare il re se avesse fornito una stanza piena d'oro. Tuttavia, prima che il regno potesse organizzare e pagare il riscatto, Pizarro fece giustiziare il re. I seguaci di Atahualpa seppellirono l'oro in qualche caverna segreta di montagna, temendo che gli spagnoli potessero rubare il loro ultimo tesoro conosciuto. Da allora, molti hanno cercato di trovare l'oro, ma fu Valverde, uno spagnolo, a ottenere l'accesso al tesoro. Si era sposato con una famiglia inca e sua moglie lo guidò alla posizione. Prima di morire, Valverde lasciò indicazioni sul tesoro noto come il Dero de Valverde. Fino agli anni 1850 nessuno aveva sentito parlare della corsa all'oro quando il botanico inglese Richard Spruce viaggiò in Ecuador con la speranza di trovare l'albero della chinina. Si imbatté nella mappa e nella guida di Valverde. Presumibilmente il cercatore di tesori Bart Blake fu l'ultimo a vedere il tesoro nel 1886. Secondo lui c'erano migliaia di pezzi di artigianato in oro e argento inca e preincaico, le opere di oreficeria più belle che si possano immaginare. Trovò figurine umane a grandezza naturale, uccelli, altri animali, fiori, pannocchie di mais, gioielli, vasi d'oro e altro, tutto in oro. Sfortunatamente, poco dopo che Blake raccolse il suo piccolo tesoro, fu ucciso. Numero 6. La città perduta del dio Scimmia. Per secoli, gli esploratori hanno raccontato la storia di una città bianca perduta con una vista aerea spettacolare. Tuttavia, con il tempo, la città è stata sommersa dalla vegetazione della giungla e poi è scomparsa. Anche le tribù indigene parlavano di una città che inghiottiva il loro popolo intero. Parlano di una casa bianca o di un luogo di cacao dove i nativi si rifugiavano dai loro nemici spagnoli durante la brutale Inquisizione. Cercando rifugio, il loro popolo era andato in un Eden mistico da cui nessuno tornava. La città era scomparsa dagli anni 20. Molti esploratori hanno cercato la città bianca o Ciudad Blanca. L'esploratore Theodore Mord fece diverse scoperte nel 1940, affermando di essere entrato nella città e di aver incontrato i nativi. Anche se Mord tornò con molti artefatti, non volle rivelare la posizione. Sapeva che una volta che la gente avesse scoperto la posizione, avrebbe voluto saccheggiare la città. Lì, i nativi gli avevano detto che la città aveva una gigantesca statua di un dio scimmia che sarebbe stata visibile dall'alto. Ma la statua era stata sepolta, quindi non c'era alcuna posizione da segnare. Prima che Morde potesse mai dare la posizione, morì suicida. Fortunatamente non si era perso tutto il speranza. Nel maggio 2012, un'indagine aerea di una città remota in La Mosquitia rivelò una zona precedentemente popolata con paludi, fiumi e montagne. Tre anni dopo, la città fu recuperata dall'Honduras, rivelando un passato strano dei suoi antichi residenti. Gli archeologi trovarono piramidi, piazze, sculture in pietra, terrazzamenti e altri artefatti della città. Tuttavia, il suo passato era andato perduto con il suo popolo. Poiché la città è molto poco studiata, è difficile per gli archeologi costruire una storia su ciò che hanno trovato. Tutto ciò che sappiamo è che la città era un rifugio sicuro per molti. Numero 7. Il fiore cadavere. Anche il suo nome suona mortale. L'Arum Titano, o più famoso come il fiore cadavere, non è un artefatto romantico comune. In effetti, a prima vista, potrebbe non sembrare affatto un fiore. Vedi, ci vogliono fino a 6 o 7 anni perché fiorisca per la prima volta. Per la sua seconda fioritura potrebbe essere necessario aspettare almeno 3 anni. Ecco perché la sua fioritura è un evento culturale, particolarmente nella foresta pluviale che circonda Sumatra. La gente si raduna per vedere il fiore con i propri occhi.
Ma per assistere a questa rara visione devi sopportare qualcosa di terribile. Il suo odore imita la carne bruciata. I composti del fiore hanno un fetore simile al formaggio marcio, all'aglio, ai piedi sporchi e maleodoranti, al pesce marcio, ai pannolini usati e persino alla carne bruciata. Anche se il fetore è molto poco attraente, è importante per la sopravvivenza del fiore. Attraverso il suo odore, il fiore attrae scarabei necrofagi e mosche per la pollinazione. Il suo calore naturale assicura che il suo cattivo odore raggiunga i pollinatori da molto lontano e, a volte, distrae anche gli esseri umani. Fortunatamente per noi, una volta che il fiore è completamente sbocciato, inizierà a decomporsi in 3 giorni e non dovrai convivere con quel terribile fetore. Numero 8. La grotta Sund Dung. Sapevi che il Vietnam ospita il sistema di grotte più grande del mondo? Ti sorprenderà sapere che la sua scoperta è stata un vero miracolo. Per secoli si pensava che ci fosse una caverna tra Hongen e Hong Tong in Vietnam, ma nessuno riuscì a trovare l'ingresso. Quello che non sapevano era che un uomo locale aveva già risolto il mistero per loro, ma non stava prestando molta attenzione. Hokan, nato nella provincia di Quang in Vietnam, era boscaiolo sin da adolescente. Nel 1990, alla ricerca di legno di agar, camminò profondamente nella foresta, senza sapere come uscirne. Vedi, i lavori di boscaiolo pagano appena bene, e Hokan sapeva che il legno di agar è una pianta costosa. Ma iniziò a piovere intensamente e dovette rifugiarsi in una piccola grotta. Poteva sentire il rumore del fiume all'interno e l'aria fresca colpiva il suo volto. Tuttavia, quando la tempesta si placò, era il momento di tornare a casa. Per anni Hokan non pensò alla grotta. Nel 2007 il signor Howard Lambert e la signorina Deb Lambert, membri principali del team britannico dell'Expedition of Caves del Vietnam, visitarono la località di Hokan con la speranza di trovare le grotte. Iniziarono a intervistare persone che conoscevano il bosco a menadito e non fu sorprendente che il nome di Hokan fosse citato. Fu allora che menzionò la grotta dove aveva sentito un fiume che ruggiva. Sfortunatamente, gli ci vollero un anno per localizzare di nuovo le grotte e, quando lo fece, chiamò il team di spedizione. Non appena Howard Lambert e Hokan entrarono nelle grotte, non potevano credere ai loro occhi. La grotta aveva il proprio ecosistema nascosto al mondo. Fu Hokan a dare il nome al sistema di grotte Sund Dung. Sund significa montagna e Dung è il nome della valle da cui proviene il fiume. Oggi le grotte sono un sito turistico popolare in Vietnam. Numero 9. Il fossile del meteorite Shonkan. Forse i meteoriti caduti sono il nostro unico modo per contattare civiltà aliene. Il 29 dicembre 2012 i cieli dello Sri Lanka si illuminarono con fiamme gialle e verdi quando un meteorite colpì il nostro pianeta. Secondo i ricercatori, i resti del meteorite consistevano in strutture biologiche aliene fossilizzate. Sì, ciò che è caduto sulla Terra era materia di vita astrobiologica. Anche se i scienziati erano scettici all'inizio, Jamie Wallace dell'Università di Cardiff e Chandra Wickramasinghe, direttore del Buckingham Center for Astrobiology, hanno testato il materiale in modo approfondito e hanno scoperto che i frammenti del meteorite contenevano diatomee microscopiche, una forma di alga. La loro ricerca era coerente con la teoria chiamata panspermia, un'idea secondo cui, quando gli asteroidi viaggiano nello spazio, spargono frammenti di vita e materia biologica ovunque vadano. La teoria era sempre in fase di sviluppo, ma il meteorite che è caduto nella foresta dello Sri Lanka ci ha fornito prove concrete. Fu la polizia di Colombo a raccogliere oltre 628 campioni del meteorite caduto. Si teorizzò che forse i campioni erano contaminati e che le alghe scoperte dai scienziati
provenivano dalla Terra e non dallo spazio. C'era un campo di riso vicino al punto di raccolta dei campioni, e forse è ciò che si era attaccato alla materia spaziale. Bene, quella teoria è crollata rapidamente. I ricercatori hanno affermato di aver testato ogni campione con un microscopio elettronico e le loro scansioni hanno prodotto una serie di immagini che mostrano frustuli di diatomee, alcuni dei quali erano chiaramente incorporati nella matrice rocciosa, escludendo così la possibilità di contaminazione post-arrivo. Inoltre, gli scienziati hanno anche scoperto che i loro campioni avevano livelli molto bassi di azoto, il che significa che la materia era molto antica. Quel tipo di antichità poteva venire solo dallo spazio e non dalla Terra. Anni dopo, la ricerca stessa è molto discussa, ma c'è una grande possibilità che questo sia stato il nostro primo contatto con esseri astrobiologici, anche se erano solo piante. Per molti scienziati, inclusi Jamie Wallace e Chandra Wickramasinghe, la ricerca è stata rivoluzionaria. Numero 10. Farfalle foglia di quercia. Arancione, le farfalle dovrebbero essere colorate e vivaci. Non le farfalle foglia di quercia arancione, però. Il maestro dell'inganno sembra una foglia di quercia con le ali chiuse. Si posano su fogliame basso e si attaccano agli alberi per lunghi periodi senza problemi. Nessuna visione ordinaria può distinguerle dalle foglie. Sorprendentemente, usano anche le loro vibranti ali arancioni e blu per scappare dai predatori. Una volta che si rendono conto che un predatore le sta seguendo, aprono le ali superiori per colpirlo con una palette di colori. Nessuno si aspetta questo movimento. Si trovano principalmente nelle giungle del sud-est asiatico, in particolare in India, Pakistan e Afghanistan. Quindi, la prossima volta che vedi una foglia di quercia che si divide in colori, non rimanere sorpreso. Numero 11. Alba l'orangotango albino. Sappiamo tutti che gli orangotanghi di Borneo hanno peli di colore arancione e bruno e alta intelligenza, ma il mondo scientifico è rimasto scioccato quando hanno scoperto un orangotango dai peli bianchi, noto come albino. Questi primati sono molto rari nel mondo, ma ci sono stati casi di gorilla albino e di scimmia ragno in Honduras. Tuttavia, gli orangotanghi sono specie particolarmente in pericolo. Ne restano solo alcune centinaia nel mondo, quindi puoi immaginare quanto sarebbero rari gli orangotanghi albini. Per questo motivo, gli attivisti per la fauna selvatica sono rimasti scioccati nell'apprendere che un uomo in un villaggio indonesiano aveva catturato un orangotango albino e lo teneva come animale domestico in una gabbia. Dopo settimane di tentativi, l'orangotango è stato salvato e si è chiamato Alba. Dopo aver ricevuto il trattamento necessario, è stato liberato in natura, dove sta prosperando. Tuttavia, la strada non è stata facile. L'uomo non aveva esperienza nell'allevare un orangotango, particolarmente uno albino. Non è chiaro come la condizione genetica cambi il comportamento dell'animale, ma si prevede che Alba possa aver avuto alcuni problemi sensoriali. È stata curata dalla Borneo Orangutan Survival Foundation, che non aveva visto un caso del genere nei suoi 25 anni di attività. Alba è stata il loro primo orangotango albino e si aspettano di fare ulteriori sforzi per salvare questa specie in pericolo. Numero 12. Insetto foglia gigante, malese. Se sei stato in un insettuario, probabilmente hai visto questa creatura peculiare. Gli insetti foglia giganti malesi hanno il dono supremo del camuffamento fantasioso. Sono così convincenti che a volte ingannano anche loro stessi. Vedi, questi insetti sembrano una replica di foglie, dai bordi marroni alle venature delle foglie. Il loro inganno è così elaborato che spesso finiscono per praticare il cannibalismo accidentale. Poiché mangiano foglie, prendono un grande morso, solo per rendersi conto di aver morso i colli dei loro simili. Sì, è un problema unico da avere, mangiare la propria famiglia per caso. Anche se gli insetti foglia giganti malesi sono a basso rischio di estinzione,
hanno un altro problema piuttosto unico. Non ci sono abbastanza maschi in giro. L'insetto è stato scoperto nel 1984 e agli scienziati è servito altri 10 anni per trovare un esemplare maschio. La loro popolazione non è minacciata perché le femmine depongono uova non fertilizzate per produrre discendenti. Numero 13. Rane Wolverine. Se le creature vischiose ti fanno venire i brividi, sei in procinto di scoprire un'altra sorpresa. Nell'anno 1900, gli scienziati scoprirono rane pelose con artigli viscidi. La scoperta fu sia scioccante che confusa, poiché non avevamo idea di come questi anfibi bizzarri stessero sviluppando strumenti così sinistri. Solo dopo il cambio di millennio, gli scienziati hanno scoperto che queste rane pelose rompono i propri ossi per far crescere artigli da utilizzare per pugnare i predatori. Secondo IFLS, quando sono infastidite, la rana pelosa rompe attivamente le proprie ossa delle dita, che poi perforano la pelle, producendo un set di artigli simili a quelli dei gatti, che possono graffiare la pelle del loro aggressore. E pensavi che le rane tipiche fossero spaventose. È estremamente raro che gli anfibi abbiano artigli e, a essere onesti, se incontrassi la rana Wolverine, potresti non vedere immediatamente i suoi artigli. Quando queste rane si rilassano, gli artigli si ritirano e, se sono in modalità attacco, creano attivamente gli artigli rompendo le proprie ossa. E puoi scommettere che quegli artigli fanno male. Vari esperimenti mostrano che le rane Wolverine possono perforare buchi nei corpi dei loro predatori o vittime a seconda della situazione. Le ferite sanguinanti sono anche piuttosto profonde. Numero 14. La città perduta di Zeta. Sono stati scritti libri su di essa, ci sono film che ne ritraggono l'enigma e, infine, anche Joe Rogan ne ha parlato. Il mistero della città perduta di Zeta risale al 1925, quando il soldato britannico Percy Fawcett partì per una missione per trovare una civiltà indigena avanzata in Brasile che credeva fosse complessa e sofisticata. Percy si era recato in Brasile insieme a suo figlio, Jack, e al suo migliore amico, Raleigh, e aveva lasciato solo una istruzione. Se gli esploratori avessero subito il loro destino, nessuno doveva andare a salvarli. Prima del 1925, Percy aveva intrapreso altre spedizioni in Amazzonia, dove aveva trovato una cultura elaborata dei popoli indigeni, la loro lingua distintiva, il loro stile di vita e il loro abbigliamento. Ma era convinto che anche uno sforzo sistematico per sterminare i nativi non avesse ucciso i cittadini di Zeta. Al contrario, erano abili e perfezionavano la loro maestria nelle competenze di sopravvivenza per respingere qualsiasi tentativo di estinzione. La tribù, come molte altre fazioni amazzoniche, non era stata contattata, anche se solo Percy aveva capito che questa tribù era in realtà un residuo di una civiltà antica dell'Amazzonia che era sopravvissuta a stento. Negli eventi che hanno portato all'espedizione del 1925, Percy descrisse avvistamenti di animali bizzarri che non erano mai stati registrati nei registri zoologici. Aveva segnalato di aver visto un cane con due nasi, un cane simile a un gatto che assomigliava a un foxhound e un ragno apazauca gigante che aveva avvelenato i locali fino a ucciderli. Il soldato sapeva che i suoi rapporti erano messi in dubbio, quindi voleva scoprire la città perduta da solo. Ma dopo la sua ultima corrispondenza nel maggio del 1925, Percy perse il contatto. Le sue guide brasiliane, suo figlio e il migliore amico di Jack, Raleigh, erano scomparsi. Percy aveva informato sua moglie che si stava recando in un territorio inesplorato, ma nel complesso sembrava ottimista. Si sospetta che siano stati uccisi da una tribù nativa o che si siano persi e morti di fame. Ci sono stati numerosi tentativi letali di trovare il gruppo perduto, ma finora i risultati dell'espedizione e le strane morti rimangono un mistero.
Ma questo non significa che siamo completamente ignari di ciò che potrebbe essere successo. Pensatori come Joe Rogan hanno suggerito che potrebbe esserci stato un tentativo sinistro di sterminare le civiltà perché erano percepite come più civili e sofisticate rispetto ai loro omologhi europei. Per molto tempo il vecchio continente aveva creduto che le tribù indigene dell'Amazzonia fossero selvagge e fuori legge. Questo è avvenuto quando la missione civilizzatrice dell'Europa era al suo apice. Ora non potevano tollerare che uno dei loro mettesse in luce la sofisticazione di una tribù nativa, vero? Ma ora un album fotografico coerente con i risultati di Percy ha dimostrato che aveva effettivamente incontrato una tribù non contattata nel profondo della foresta. Queste foto possiedono dettagli che l'esploratore aveva descritto dopo aver sopravvissuto a numerosi viaggi nella parte più profonda della giungla. Numero 15. Pipistrello Yoda. La frenesia di Star Wars potrebbe non morire mai. Il personaggio di Yoda, il venerabile maestro Jedi, proviene da una galassia lontana, ma sembra aver trovato una casa permanente sulla Terra. Nel 2017 gli scienziati hanno scoperto due nuove specie di tarsi, i piccoli primati saltatori che avevano una sorprendente somiglianza con Yoda. La scoperta è stata così influente che ha dato inizio a una voce non confermata, secondo cui il maestro Jedi potrebbe essere basato sul tarsio. Come Yoda, questi primati, tra i tarsi e i primati, sono piccoli ma molto capaci. Abitano le nazioni insulari del sud-est asiatico. Questi primati sono stati chiamati come il personaggio iconico quando i loro nasi a forma di tubo sono diventati l'unica caratteristica distintiva per differenziarli dalle altre specie.